Buongiorno pupe, ho fatto il lavaggio, ho fatto skincare, adesso mi sento una donna rinata. Quindi andiamo a fare colazione. Ieri sera ho preparato questo tortino vegano con i miei soliti ingredienti: Oatzenberg di Prozis, quello gusto caramello, cacao, farina di arachidi, questa volta per cambiare, latte e un pochino di lievito. L'ho cotto nel pentolino e poi l'ho tenuto in frigo tutta la notte per averlo fresco questa mattina. Poi adesso ci aggiungiamo una pesca e sopra ci metto questo burro di nocciole che amo. E ecco qua la nostra colazione: il tortino vegano proteico e la peschetta. Qua sopra ovviamente ci ho messo i chili di burro di nocciole, ma è troppo buono. Come avrete notato, sono rientrata a Roma, infatti siamo a casa qui dei miei. Sto qua già da una settimana, poi starò qua un'altra settimana e poi andiamo a fare un pit stop a London con Giulio, perché ci sarà il matrimonio di Bianca, che è la sorella di Giulio. Allora, per quanto riguarda il programma della giornata, tra poco devo uscire perché devo andare a fare il vaccino per l'antitetanica, cioè il richiamo in realtà. Conoscendo il tipo che sono io, non vorrei appunto che tutte le volte che mi taglio in cucina con i vari coltelli la prossima sia l'ultima. A parte questo, oggi è mercoledì, quindi anche la giornata del check-in del coaching delle mie ragazze, quindi ho quello da fare, ho qualche altro programma da rivedere e poi appunto vi devo aggiornare un po' sulle varie cose. Devo andare anche a fare un po' di spesa perché poi domani arriva anche Giulio. Quello che vogliamo parlare appunto è di come sta procedendo il cycle syncing e di come sta andando tutto questo journey di cui vi devo appunto aggiornare. Stavo lavorando alla tesi perché sono rientrata a Roma anche per fare quello, ma adesso andiamo a fare un po' di spesa. Fatta la spesa, eccola qua, una spesa modesta oserei dire, ma c'è tutto quello che mi serviva. Spero di non essermi dimenticata nulla. Comunque ho preso un po' di surgelati, zucca, perché io vivo per la zucca, quindi l'ho presa. Voglio ordinarmi anche quella da tagliare io ovviamente. Poi cavolfiore romanesco, anche questo mi piace un sacco. Ho preso un po' di surgelati perché sono comodi da avere quando sei di fretta e questi mi fanno comodo. E anche questo contorno leggerezza che è un po' un mix buonissimo. Altri surgelati che ho preso, così metto via anche queste burger di salmone selvaggio che mi piacciono un sacco, anche queste per comodità per avercele pronte, e anche questi burger di merluzzo con prezzemolo e limone. Poi reparto frigo, ho preso un bel po' di yogurt, questi qua yogurt di soia al naturale che a me piace un sacco, lo sapete, poi fiocchi di latte, questi yucca senza lattosio, lo yogurt face, questo zero che adesso che viene Giulio anche lui piace questo. Poi ho preso questa ricotta qua che non ho mai provato, però è una ricotta proteica senza lattosio. E sempre nella stessa linea ho preso queste mozzarelline, queste invece mi piacciono, non hanno un sapore molto deciso, però comunque sono senza lattosio, proteiche, quindi ci stanno. Latte, questo è latte senza lattosio, alta leggeribilità. Poi parmigianini, io sono ghiotta di questi. Poi limoni che servivano, perché io li uso per condire praticamente tutto. Poi ho preso questi cetriolini che io ne vado matta. E poi ho preso anche un barattolo di pesto che io amo. Avocado, sto in fissa con l'avocado questo periodo, ne mangio praticamente uno al giorno. Poi ho preso questi frutti di bosco, lamponi e mirtilli per i miei pancakes mattutini che mi piace farmi, e questi ci stanno benissimo sopra. Poi cioccolata fondente al 100% ovviamente, perché è la mia preferita, e questa qua è buonissima, ogni volta che la trovo, non la trovo spesso, la prendo. Gallette, queste con i semi di chia, non so perché mi ispiravano, perché sono sottili, perché a me non piacciono le gallette quando sono troppo spesse, mi hanno fastidio tipo il suono ed è tipo un po' una cosa mia. Le zucchine romanesche, queste col fiore che amo, albume d'uovo per i miei pancake, un po' di rifornimento di legumi, ogni tanto fanno comodi anche quelli. Allora, per adesso come vi dicevo sto tracciando il mio ciclo attraverso l'Oura Ring. Adesso sono, mi sembra, ancora non 2 mesi, però quasi 2 mesi che appunto ho smesso la pillola. 55 giorni diciamo. Il ciclo non mi è arrivato. Da una parte ci penso, perché è ovvio che ci penso, anche perché quello fa parte dell'essere donna. Speriamo arrivi a una certa, cioè arriverà a una certa, è solo questione di quando arriva. Però è normale, me l'aveva detto anche la mia ginecologa, col fatto che comunque l'ho presa per praticamente 10 anni sta pillola. Cioè non posso pensare di smetterlo e mi ritorna subito, anche perché l'ho iniziata molto presto, 16 anni, avevo sviluppato da poco, non ho mai avuto un ciclo
ciclo regolare. Cioè io il mio ciclo non so nemmeno cosa sia, quindi per questo l'ho smessa, per questo voglio imparare a conoscermi. Non so, sentivo proprio questa necessità. Non dico che dobbiate farlo anche voi di smettere la pillola e vi sentirete donne migliori, no, non è quello il caso. Penso soltanto che ognuno debba documentarsi e studiare l'argomento per conto proprio, andare da un esperto, la ginecologa, parlarne con lei, comunque prendersi la responsabilità di fare una cosa di questo tipo, soprattutto se si hanno rapporti sessuali. In questo caso è meglio farli protetti, anche perché adesso, non sapendo per bene come funziona il mio ciclo, non sono sicurissima, perché comunque l'app Natural Cycle, quella che sto usando, ti dice quando sei fertile, quando non sei fertile. Però quello ha senso farlo quando uno ha un ciclo regolare, lo sa, io ora come ora ancora non so bene, quindi non mi fido ciecamente dei giorni come dice in cui non, che non sono fertile, per darmi una pazza gioia, ecco. Quindi vorrei, ma non si può. Io quello che sto facendo in questo periodo, cerco di ascoltare il più possibile il mio corpo e veramente cercare di sintonizzarmi con i segnali che mi dà, perché voglio appunto ripristinare i vari livelli di ormoni che ho e che dovrei avere, insomma, che non ho avuto per tutti questi anni. Quindi voglio far sentire il mio corpo al sicuro e voglio fargli sapere che sta bene, che può mestruare, che può far uscire progesterone e tutto quanto, perché quello che succede quando uno smette la pillola è che solitamente hai gli estrogeni che sono dominanti, nonostante il progesterone venga visto come un ormone cattivo, non lo è, anzi è quello che a noi donne ci rende più tranquille, più rilassate, più introspettive, ed è quello che ci fa mestruare. E quello viene soltanto quando il cortisolo si abbassa, quindi l'ormone dello stress si abbassa, gli estrogeni si abbassano, il progesterone si alza, mestrui, insomma. Ovviamente quindi è molto importante in questo periodo che io cerchi di mantenere i livelli di cortisolo il più bassi possibile, quindi cercando di stressare il meno possibile il mio corpo. Ho smesso di andarmi ad allenare la mattina presto appena sveglia, e oggi ad esempio non mi alleno affatto, oggi è rest day. Sono andata a fare una passeggiata questa mattina e appena sveglia, ma quello ci sta, non lo faccio tutte le mattine. E fare una passeggiata e comunque muoversi è importantissimo, ok? Ho smesso di andarmi ad allenare la mattina presto, ma ci vado all'ora di pranzo, come facevo anche solitamente, solo che l'estate per via del caldo preferivo andarci la mattina presto, ecco, adesso ho smesso questa cosa. E in più sto cercando di integrare con tutti quei cibi che possono fare bene al mio corpo, grassi buoni dall'avocado, che ha anche tantissima vitamina B6, fa benissimo per noi donne. Poi mangiando appunto cibi ricchi di zinco, integrando con lo zinco, assumendo omega 3, anche cibi con omega 3, quindi il pesce, azzurro, salmone, sgombro, trota. Vi volevo far vedere che ho fatto un ordine da Sephora di tutte cose skincare, ovviamente, perché la mia voglia di truccarmi è molto poca, però la skincare mi piace. Quindi volevo farvi vedere un pochino di cose che ho preso. Iniziamo da questo, l'Ordinary Retinolo, che serve appunto il siero retinolo. Per combattere l'invecchiamento, una cosa così, non lo so. In teoria serve a quello, si mette la sera. Adesso devo capire bene come reagirà la mia pelle a ciò. Però va messo appunto la sera e dovrebbe appunto aiutare sia con le macchiette che ho sulla pelle, sia con le rughette che compaiono, insomma. E se anche qualcuno di voi l'ha provato, fatemelo sapere. Poi ho preso questo, che è un moisturizing gel cream. È la crema da giorno, ma anche notte, perché avevo finito la mia. E questa marca mi piace un sacco, ho il detergente loro e poi il packaging è troppo carino, quindi questa. Poi ho preso anche il tonico, questo già lo conoscevo, adoro questo tonico di Pizzi, mi piace tantissimo, quindi niente, volevo appunto prenderlo. Lo metto di solito la mattina, questo io, dopo essermi lavata il viso, prima di fare tutti i vari altri step della skincare, che per me solitamente sono crema idratante e poi SPF. Poi l'ultima cosa che ho preso, ma non per importanza, anzi per me è quello più importante, perché mi ha colpito subito, questa maschera alla cioccolata calda. Tipo, mi ha colpito il packaging, io adoro le maschere, ci sto fissa, quindi la volevo provare. Poi mi hanno dato 3 campioncini per puzza, cioè io ho deciso di fare online l'ordine perché so che là mi fanno scegliere i campioncini e non importa l'ordine, la grandezza dell'ordine che fai, comunque i 2 campioncini loro ti fanno scegliere. Però col fatto che il campioncino che avevo scelto probabilmente era finito, ne hanno dato un altro, allora ho deciso di, per pietà, darmi una cosa in più. Però se ogni volta che vado in negozio i campioncini non me li danno neanche, a meno che io non li richiedo e mi dicono che li hanno finiti, quindi no, vabbè, purtroppo questo non lo so.
conosco. Ma comunque mi hanno dato questi, che sono i cerottini per l'acne, che li usiamo, quindi top. Crema di questo brand che volevo assolutamente provare e ne ho sentito parlare benissimo, quindi è crema per i capelli, maschera. E poi questo di Mask My, che dovrebbe essere per il viso, penso. Insomma, sì, per pulire la pelle del viso. Quindi questo era il mio piccolo... Oh, mi stavo completamente scordando di salutarvi, ma mi è venuto un cerchio alla testa. Penso sia il vaccino. Comunque, dopo mi farò una bella doccia, mi rilasso e mi rimetto al mondo. Vi volevo ringraziare per aver visto questo video, che spero vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche spunto. Grazie mille per stare qua con me e supportarmi in questo percorso. E se vi va, condividete anche con me le vostre esperienze a riguardo del discorso di cui appunto stiamo parlando, pillola, ciclo mestruale e qualsiasi cosa. Bacio, grazie e alla prossima.